la musica romana a Roma in Piazza San Giovanni per questo giorno speciale che si ripete da sempre, insomma. Ti faccio una domanda politica: sono quasi 3 anni che non abbiamo un premier eletto, quali speranze per questi ragazzi? No, speranza e fiducia secondo me sono le due parole a cui dobbiamo ridare un significato, dobbiamo ricomprenderne il significato, nel senso che quello che dici è vero. È vero pure che siamo in una situazione che va avanti ormai da 20 anni di grande difficoltà ed emergenza, c'è tutto da rifare, è inutile guardare troppo, per carità mi rendo conto del problema democratico, però la questione che più secondo me è importante è quella di ridare fiducia, speranza ed entusiasmo ad una società che in questo momento non ne ha più. La musica può ancora farlo secondo te? La musica sicuramente può farlo, però bisogna cominciare sia noi personalmente a rivedere i valori attraverso i quali giudichiamo, ascoltiamo, ricomprenderne i significati. La musica italiana va riscoperta in relazione alle parole che esprime e non ai numeri che fa. E poi dalle istituzioni. In mezza Europa le istituzioni proteggono la musica dei propri territori, noi non lo facciamo e glorifichiamo musiche mediocri che vengono da fuori e ignoriamo grandi artisti che spesso non ce la fanno poi a proseguire. Però per fortuna cantautori come te alla fine in qualche modo arrivano. Sì, a 44 anni diciamo che non è male, ma ci sono tanti altri che magari non hanno avuto questa grande fortuna che ho avuto io, perché poi sono casi. E quindi insomma ecco, mi auguro che fiducia e speranza e energia. Grazie. Grazie a voi.